E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa sono successe non poche cose, abbastanza drammatiche oserei dire. Perché alla fine delle cose siamo riusciti a trovare Lev, che purtroppo si è ritrovato di fronte ad una madre che lo ha ripudiato comunque sempre fino alla fine. Purtroppo lui ragazzi l'ha uccisa, non è stata una cosa volontaria, in una colluttazione la madre alla fine è caduta, ha battuta la testa insomma ed è morta. Quindi già lì c'è stato il primo shock. Dopodiché nella fuga alla fine delle cose i lupi ragazzi ci hanno individuato e in un modo o nell'altro Yara alla fine è stata colpita e prima di morire ha sparato a Isaac, salvandoci tra l'altro la vita di nuovo. Quindi adesso ci ritroviamo in fuga insieme a Lev, sia dai lupi che dalle eventuali iene che incontreremo, e quindi dobbiamo raggiungere, mi sembra di aver capito, un posto che attualmente è abbastanza lontano per riuscire alla fine a trovare una barca e quindi scappare dall'isola. Non sarà facile, speriamo bene. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo lasciati qui, ci eravamo salutati, qui c'è un banco da lavoro tra l'altro, ma devo raccogliere le due cose che ci sono, quindi colpi per fucile, esplosivo a quanto pare al massimo, pillolette, e qui ragazzi ci sono degli ingranaggetti, gli straccetti sono al massimo. Direi a questo punto di crearci un nuovo medikit, quindi raccoglierò appunto questo straccetto e niente, l'esplosivo lo lascerò così. Guardiamo un attimino la situazione armi. Attualmente ho la bellezza di 140 ingranaggetti. Il punto è che per esempio il fucile ragazzi è stato potenziato al massimo, il fucile questo qua più insomma quello automatico, vediamo un po', direi per 60 ingranaggetti, ma sì dai, di aumentarne la capacità visto che ci siamo. Dopodiché ragazzi userò 50 ingranaggetti per aumentare anche la capacità della pistola. Per quanto riguarda le altre caratteristiche ormai ho potenziato quasi tutto, manca soltanto un potenziamento alla pistola da caccia e insomma qualcosa, appunto un paio per quanto riguarda la balestra. Però adesso sono rimasta con 30 ingranaggetti, quindi al prossimo banco da lavoro potenzieremo qualcos'altro. Perfetto ragazzi, quindi andiamo. Mi chiedo quanto sarà lunga questa. Oddio. Oh mio Dio. Quella è Evan. Sì. Quello che ne resta. Ammappete. Lev, dove sono le barche? Al molo. Oltre agli incendi. Bene. Ci conviene andare prima che le prendano tutte. Giusto? Sì. Sempre sì. Non moriremo su quest'isola. Non le hanno già prese tutte. Lo so. Dobbiamo scendere. Punto, ragazzi, è che è lontanissimo. Cioè mi stavo appena chiedendo, mi chiedo quanto sarà lunga la strada fino al posto dove dobbiamo arrivare, e mi fanno vedere che Heaven è lì. È lontanissimo ragazzi. È dannatamente lontano. Vai, caliamoci. Oddio. E inoltre non sarà facile arrivarci perché segui i ponti di pietra. C'è il delirio. Okay. Vieni, segui. C'è il delirio, ragazzi. Cioè, qua si, non solo si ammazzano fra di loro, poi vorranno ammazzare anche me. Cioè, anche noi. Quindi, un bel guaio, un bel guaio. Mi chiedo se riuscirò ad arrivarci già oggi perché la vedo veramente complicata come cosa. Vediamo un po', qua c'è qualcuno di nascosto. Non so se riuscirò a fare qualche uccisione silenziosa. Ecco, se n'è appena andato. Ma che sfiga. Ma che sfiga, ragazzi. Allora, andiamo da quest'altra parte. Io non lo so che cosa succederà, ragazzi. Davvero non so cosa succederà. Fare uccisioni silenziose in queste situazioni non dico sia impossibile, ma rasentiamo abbastanza l'impossibile. Mi vedrà qualcun altro tanto nel frattempo. Vediamo se riesco a farlo fuori. Ok, 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 sta giù, sta giù, sta giù. Restiamo nascosti per quanto possibile. Ok, chi altro c'è? Colpi per fucile. No, no, non c'è nessun altro. Invece sì, stanno venendo proprio qua, ragazzi. Cioè, non so davvero con che approccio procedere. Eh sì. Me ne sono accorta. Vabbè, io continuo ad avanzare intanto, poi
poi valutiamo cosa fare, anche perché è pieno di gente qua intorno. Quindi vediamo se riesco ad ammazzare questo senza che nessuno se ne accorga. Ecco qua, come non detto, mi sa che qualcuno mi ha visto, temo. Ok, 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 stiamo giù, stiamo giù, stiamo giù. Lì c'è qualcun altro, ma... oddio. Raga, quanti sono? Cioè, come faccio? Intanto prendo questi due colpetti. No, l'arma da mischia, mi darò questa. Cioè, io mi chiedo, ragazzi, davvero come fare a procedere senza che nessuno mi scopra. Cioè, mi sembra alquanto difficile. Comunque, facciamo fuori questo qua. Ok, almeno ce lo togliamo da in mezzo ai piedi. Ok, colpi per pistola, perfetto. Che guaio, che guaio. Allora, proviamo a fare il giro da qua dietro. Magari l'erba alta ci dà un piccolo vantaggio. Non so, non so, ragazzi. Cioè, è pieno di gente, veramente pieno. Cioè, non sono due, tre. E neanche solo una decina. Cioè, sono tantissimi, Dio santo. Allora, vediamo se riesco a far fuori questa senza che nessuno, appunto, mi veda. La vedo difficile, complicata. Benissimo. Abbiamo tolto un'altra da in mezzo ai piedi. Continuiamo a procedere di qua, ma qua non posso andare oltre, ragazzi. Cioè, il filo spinato, mi sa che mi toccherà passare dentro questo edificio qua. La vedo male. Ma proprio male, 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 ragazzi. No, ma dai, è impossibile. Cioè, è impossibile. No, 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 raga. È impossibile. Cioè, è impossibile. Raga, dai. Cioè. Ok, ok, ok. Dio. Io non so che fare. Veramente. Ehi! Che cazzo chi è? Oddio! Dov'era nell'angolo? Mica l'avevo visto. Mannaggia, muori! Muori, muori, muori! Dio santo! A sinistra! Bene, ma non benissimo. E ricominciamo dall'inizio, ragazzi. Che meraviglia. Mi sa che starò qua tutto il giorno. Davvero meraviglioso tutto ciò. Fantastico. Che strapalle. Veramente che strapalle, raga. Posso provare ad avanzare senza perdere tempo, magari ad ammazzare qualcuno, ma comunque i ripari non sono tantissimi, ragazzi, oltre quest'erba alta. Quindi non so che fare. Ok, proviamo a passare di qua. Vediamo se riesco a non farmi vedere. È praticamente impossibile. Raga, veramente non so come muovermi. È praticamente impossibile non farsi beccare. Porca paletta. Devo provare ad entrare veramente senza che nessuno mi veda. Ma quanto sono alte le probabilità? Sono bassissime, direi. Ok, ok, ok. Proviamo a vedere se riesco a non farmi sgamare. Ma la vedo male. La vedo proprio male, 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 ragazzi. Oddio, oddio, oddio. Non so neanche io come ci sto riuscendo, ve lo dico. Questo è un miracolo. È stato un miracolo, veramente. Sempre che non ci sia qualcuno qua dietro. Ma prenderò questa mazza come arma da mischia. Ok, alcol. Medikit al massimo, ovviamente. Qua dentro. Ok, colpi per fucile, colpo per pistola. Un altro colpo per pistola. Qua fuori c'è qualcuno? No, ma io vedo un cavallo. E probabilmente è quello che serve a noi, ragazzi. Sì, sì, lo so. Era proprio quello che avevo pensato. Ok, ragazzi, zitti, zitti. Forse sono riuscita a, almeno a raggiungere il checkpoint. Vediamo se riusciamo a cavalcare via. Oddio, no, 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 no. Oddio. Oddio, 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 ragazzi. Oddio, 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 cosa stiamo facendo? Oddio. No, raga, è follia, è follia. Tutto ciò è follia. Raga, 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 non sto credendo neanche io a quello che stiamo facendo. È pazzesco. Non lo so. Le vasche sono lì. Che dobbiamo fare? Non è che abbiamo molta altra scelta, Niente per fermarci. Aspetta. Vediamo. Oh! I cavalieri! Oh cazzo! Lasciaci in pace! Raga, è impossibile. Cioè, riuscire a mirare cavalcando è tipo
Oddio, difficilissimo. Wow, 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 wow. Oltre la collina. Vabbè, continuiamo ad andare dritto e preghiamo il cielo che ne usciamo vivi. Mamma mia, regà. Che roba, dai. Oddio, che roba. Sì, sì, sì. Ok, ok, ok. Wow. Oh porca vacca! Oh porca vacca! Il cavallo! No, porca miseria, porca miseria! Mamma mia, regà! È lì! Il mono! Che corsa folle! Dove? Ok, dobbiamo andarcene! Okay. Allora, colpo per fucile! Abby, di qua! Sì, sì, sì! Colpo per fucile! Aspetta che raccolgo un po' di robetta, sai com'è? Non si sa mai. Ok, armiamoci di questo, che è meglio. Vado, vado, vado. Ti precedo. Oddio, il delirio, raga. Oddio. Mamma mia, raga. Oddio. Allora, prendiamo questo. Aspetta, magari vorrei provare ad usare la balestra. Vediamo se riesco. Ok. Ok, buoni, buoni, buoni. Può essere utilissima. Ok, fuori un altro. Che follia. Fuori un altro, ok, niente. Colpito è troppo lontano probabilmente, ragazzi. Ok, ok. C'è lì. Oh, io non so se questa è la cosa più saggia da fare, sinceramente. Vado, 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 mi butto. Ok, colpi per fucile. Ok, 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 vado. Forza! Tu puta madre! Dov'è? Troia maledetta! Ok, come sto messa a salute? Male, malissimo, malissimo. Me ne accorgo adesso, meglio curarsi. Ok, perfetto. Allora, straccetto. Direi di provare a continuare ad avanzare. Proviamo, ragazzi, proviamo, proviamo. E lei ci salverà! Sì, 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 lei vi salverà. State tranquilli e sicuri che andrà tutto bene. Tutto meravigliosamente. Andrà. Zitta, mannaggia a te. Zitta un po'. Ok, okay. Io non so se sparare agli uni, agli altri, ragazzi. Ovviamente purtroppo temo di dover sparare a tutti. Ok. Altro soldato WLF. Oh, due soldati WLF là in fondo. Io non so manco se... Ok, sono efficaci. Sì, sì, sì. Un colpo per pistola da caccia. Chi altro c'è lì? Oh, eccolo là. Niente, regali, ho finiti. Che guaio tremendo. Ok, ok. Fuori un altro con la balestra. Oddio, no, 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 no. Io ho dato una mano. Mo me volete ammazzare. Ok. Oh! Oddio, terribile, terribile. Dove andiamo? Di certo non di qua. Proviamo, ragazzi, proviamo. Probabilmente dovremmo uscire da qui. Oddio. Oddio, oddio, oddio. Ci sono fiamme dovunque. Che cacchio è l'uscita? Cioè, da che parte andiamo? Di qua? No, neanche. Non so dove andare. Non so dove andare. Che cosa fare? Colpi, grazie. Sono spaesata, ragazzi. Non so da che parte andare. Proviamo ad andare di qua. È tutto chiuso, è tutto sbarrato. Dove minchia devo andare? Forse mi sono persa qualcosa, ragazzi. È molto probabile. Mi fatemi ridare un'occhiatina di qua. Intanto mi prendo sti colpi per fucile. Solo che qua va tutto a fuoco. Qua tutto al massimo. Qua niente, straccetti, forbicine, tutto al massimo, ragazzi. Lev, guidami. Dove minchia dobbiamo andare? Il mono è oltre questo pendio. Ok, lì, lì. Quindi dobbiamo continuare a salire. Qui, lupi. Oh. Porca vacca, che botta. Che botta. Va bene, andiamo. Oh, corri, 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 corri. Via, 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 via. Oddio, dove vado? Ok, dobbiamo di qua. Sì, 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 la troviamo un'altra strada, non ti preoccupa. Lascia fare a me. Oh oh. Mamma che ansia, regà. Che ansia. Lo so. Ok, ok, ok. Passiamo di qua, sempre se non rimaniamo intossicati malissimo dal fumo. Ok, ok. Oh, vabbè, vabbè. Oh, la mala spacca. Oddio, raga, oddio, scendi, 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 scendi.
Oddio, dov'è Lev, tra l'altro? Il panico, non possiamo uscire a qua, vero? No, oddio, oddio, di qua, di qua. Niente, niente. Userò le mie braccia forzutissime. Forza, forza. Abby! Oh, cazzo. Sto bene. Oh, cavolo. Andiamo. Oddio. No, ho fatto tanto per tenerlo vivo fino a mo', non me lo ammazza. No, lo zaino. No, la mia roba. Tira, tira. Non c'ho più niente, non c'ho più niente. Ammazzalo, ammazzalo. Oddio. Non c'ho niente, ragazzi, non c'ho niente. Non c'ho niente. Ho fatto di tutto per provare a schivarlo. Ho schivato proprio di merda, ragazzi. Mannaggia te. Ecco. Ok, ok. Ah, ancora vivo? Ma sei ancora vivo? Nonostante io ti abbia tagliato tipo la faccia in due. Oh, porca miseria. Addio. E su. Ok. Vai. Finiscilo, finiscilo. Oddio, è diventato peggiore Joker questo. Ammappete. Oddio, 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 oddio. Ancora. Oh, ma che è questo? Superman. Non muore. Tira. Oddio. Oddio, raga. Terrificante. Sì. Tutto terrificante. Non ho più niente con me, ragazzi. Non ho armi, non ho medikit, non ho una mazza. Ho abbandonato tutto sotto le macerie. Oddio. Mamma mia, raga, è l'inferno. Corri, corri, oh. Ok, ok, faccio il giro lungo. Ok, andiamo, andiamo e basta. Ti arremi, non sarà facile, raga, ma ovviamente poi quando si devi salvare la vita non importa. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. L'essere umano non imparerà mai niente, ragazzi. Fa sempre gli stessi stupidi errori.
Lev. Ce l'abbiamo fatta. Non stiamo in Georgia. Sì. Siamo riusciti a tornare all'acquario, ragazzi. Temo che non troveremo qualcosa che piacerà ad Abby. Se la storia si ricollega nel modo in cui credo, non andrà bene, ragazzi. Mi sa proprio di no. Che diavolo? Ci sta. D'accordo. Oh, sì. Ma... Stammi dietro. Come sempre, ragazzi, scusate il silenzio, ma in certi momenti penso davvero che le parole siano inutili. Basta viversi i momenti, per quanto orrendi. Owen e Mel non sono qua e temo di sapere dove sono. Attenta. Sì. Si ricollega tutto. Era appena rientrata dall'isola quando li ha trovati morti. Cioè, regà, mamma mia. Che si fa quando lo troviamo? Prima pensiamo a come entrare. E qua si ritorna a dove abbiamo lasciato Ellie and Company quando abbiamo iniziato il cammino di Abby. Quindi Abby era con Lev in questo momento. Le luci sono accese. Ci sei, Lev? Sì. E quando era stato il momento, ragazzi, in cui Abby aveva appunto trovato Ellie, eccetera, avevo detto come è stato possibile le abbia trovati così velocemente. In effetti io non avevo notato, e forse ve l'avevo detto anche in uno degli episodi successivi, che Ellie avesse dimenticato la mappa lì. Quindi quello purtroppo è stato, ragazzi, l'elemento cruciale che ha permesso ad Abby alla fine di arrivare fin qui. Ragazzi, di agire come meglio ha creduto. Cerca ancora. Niente, bisogna trovare un modo alternativo per entrare, perché ovviamente l'entrata l'avevano chiusa come si deve, ragazzi, quindi ok, ecco il nostro modo alternativo, deve essere qua. Già. Ok, prendi la scala. Pronto? E che questo, ragazzi, è il punto forte di
di questo gioco, che è vero, sì, tu all'inizio comunque ami Ellie, comunque ami i personaggi che hai conosciuto nel primo The Last of Us, ma qui ti fanno capire quanto comunque alla fine siano tutti esseri umani e tutti hanno affetti e persone a cui tengono, persone che magari ti vengono portate via e che ti spingono a, o all'annientamento o alla vendetta, o entrambe le cose. Ovviamente, anche in questo caso, ragazzi, cioè Abby si è ritrovata senza Owen, senza Mel, che comunque, per quanto la potesse vedere, alla fine era la compagna attuale di Owen, che era suo carissimo amico, sì, comunque suo ex, però si volevano tanto bene, ragazzi. Quindi comunque ha del tragico anche questo. Ecco qua, sono entrati così. Bene, non fare rumore. Che cazzo sta succedendo qui? Sono di Lia. Più chiaro di così. Ci sta seguendo. Esatto. Vabbè, mi sa che non ci resta che andare giù, ragazzi. Isaac è morto, quindi alla fine è morto. Perché ho detto probabile magari l'abbia solo ferito, però a quanto pare Isaac calma, è andato. Ora, resta vicino. È andato, ragazzi. Va bene, da che parte si scendeva? Magari da quest'altra parte, ragazzi. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Dove cacchio sono le scale? Mamma mia, non vedo. Senza torcia non si vede proprio benissimo, qua nel buio. Di qua. Ok, era tanto semplice. Come sempre mi devo complicare le cose. Ci siamo. Maledetto Jesse. Jesse. Pensa che non sappia riconoscere loro. Aspetta di vedere questo, stronzo. Lo adorerà. Mani in alto. Allontanati da lì. Allontanati! Stai commettendo un errore. Non girarti, cazzo! Lev, tienilo a tiro. Giù a terra. Mi uccidi come una codarda. Pezzi di merda. Jess, alzati. Sulle mani o sparo anche a questo. Non ascoltarla, Ellie. Va via da qui. In piedi, forza. Non provarci, cazzo. Io di quella fogna. Va bene. Fermati, basta. Getta l'arma. Getta l'arma! Cazzo! No. So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Ci eravamo lasciati qui, ragazzi. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Aspetta! Lasciala andare! No! No! Andiamo! Sta qui. Le uscite. Non deve fuggire. Che te pareva? Cioè, non scappare, cazzo! Che palle! Ti pareva, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che andava così.
Allora, ragazzi, io ho appena finito di smadonnare, imprecare, tirare giù santi dal calendario. Vi chiedo scusa in anticipo per questo inconveniente, ma purtroppo di nuovo, ragazzi, perché si è ripetuta una cosa che già mi è successa con la registrazione su questo gioco, questa cosa qua. Praticamente, dove si è interrotto, ragazzi, il gameplay, quindi prima che iniziassi a parlare adesso, il gioco mi aveva iniziato a laggare. Quindi, come mi era successo già in uno degli scorsi episodi in cui vi ho dovuto raccontare praticamente a voce cosa fosse successo, perché la Play non mi aveva registrato assolutamente niente. In pratica, ragazzi, il gioco aveva iniziato a laggare, quindi io per stare tranquilla, visti i precedenti con la registrazione, nonostante la Play si fosse praticamente tipo impallata almeno per 30 secondi, col panico che non avesse registrato nulla, sono riuscita a interrompere la registrazione fino a dove l'avete vista. Quindi poi, per mettermi al sicuro, mi sono detta: la interrompo qua e ne riprendo una nuova da questo momento in avanti, così sto serena. Il punto, ragazzi, è che l'ultimo quarto d'ora, dove in pratica si vede tutto, no? Quindi ci sta la ciccia effettivamente di questo scontro tra Ellie ed Abby, quando ho finito di registrare il video, la Play mi ha tranquillamente fatto uscire una notifica in cui diceva che il gioco non era in registrazione. Infatti ho anche provato a vedere dal menu della registrazione della Play di salvare in quel modo tipo gli ultimi 15 minuti eccetera, ma la Play è come, ragazzi, se non avesse più giocato l'ultimo quarto d'ora, cioè come se non avesse in pratica tenuto in conto che il gioco stesse andando avanti e che quindi stesse giocando fondamentalmente, e quindi l'ultimo quarto d'ora, ragazzi, non è stato registrato. Quindi, dopo aver recuperato un pochettino di calma, eccetera, eccetera, per quanto, ragazzi, sia possibile recuperarne, perché veramente non capisco perché ho questa sfiga su questo gioco con questa maledetta registrazione di questa maledetta Play. E io sono mortificata, ragazzi, perché mi rendo conto che, cioè, portare, per esempio, un episodio come questo di oggi fa veramente schifo, cioè proprio a livello di quality, no? Di qualità, eccetera, eccetera, fa davvero schifo, ma appunto purtroppo non dipende materialmente da me, ma dal fatto che la Play decida per cazzi suoi di non registrare. E mi rendo conto che fa schifo, ma ovviamente, siccome non voglio far andare perso quello che ho fatto, l'unica cosa che posso fare, ragazzi, quindi raccontarvi cosa è successo dal momento in cui si è interrotto il gameplay fino alla nuova cutscene, che purtroppo ho dovuto cercare, ragazzi, ovviamente su YouTube. Infatti è in inglese, io vi chiedo scusa per questo, ma comunque le uniche frasi che vengono dette sono comprensibilissime. Insomma, vabbè, praticamente, ragazzi, dal momento in cui si è interrotto alla cutscene, che vedrete con la mia reaction, perché poi comunque metterò la parte finale ovviamente del video, in pratica, ragazzi, Abby quindi insegue Ellie e praticamente si danno la caccia all'interno del teatro. Ho dovuto, insomma, cercare di sorprendere Ellie proprio per poterla accoppare. Se le sono date veramente di santa ragione, ragazzi, non per scherzo, cioè quasi veramente ad ammazzarsi. E quindi l'ho dovuta sorprendere, diciamo così, due o tre volte, se non sbaglio, prima di arrivare appunto a questa famosa cutscene, ragazzi, che vi mostrerò fra poco. E tra l'altro morendo anche due o tre volte, perché non è proprio così semplice riuscire a sorprenderla, perché comunque Ellie, ragazzi, lo sappiamo, cioè dal punto di vista di stealth, di combattimento, eccetera, eccetera, non è una novellina, e quindi molto apprezzabile anche questa cosa qua. Fatto sta, ragazzi, che alla fine di tutto, lo vedrete nella cutscene, Abby la atterra, ragazzi, la colpisce, quindi la neutralizza fondamentalmente, e alla fine di tutto le risparmia la vita, lo vedrete, e vedrete, insomma, quello che appunto ho avuto da dire alla fine di questo episodio, che ripeto, per me è stato personalmente devastante. Fatto sta che alla fine, ragazzi, Ellie insomma ci portano praticamente avanti nei mesi e ci portano in questa casa di campagna, vedrete anche questo, insomma, ragazzi, metterò tutto comunque, e quindi si ritrova in questa casa di campagna a prendersi cura comunque del bambino di Dina, che eventualmente, per fortuna, ragazzi, appunto è riuscita a mettere al mondo. E insomma, è successo questo. Le cutscene, ragazzi, appunto ve le metto con la mia reaction, perché non voglio che vada perso, perché, cioè, regà, ho giocato episodi in cui non succedeva assolutamente nulla e le registrazioni sono andate sempre lisce. Giustamente, quando
quando succedono cose importanti, ci sono cutscene importanti e pezzi importanti per la storia, la Play deve mandarmi tutto veramente a puttane. Scusate il termine, ragazzi, ma c'ho un diavolo per capello attualmente, quindi io vi chiedo di nuovo scusa, ragazzi, per questo schifo, per questo inconveniente veramente deplorevole e vergognoso. Me ne vergogno da morire, ragazzi, vi ripeto. Niente, sperando che comunque dalla prossima volta davvero non si creino altre problematiche simili, perché se no è la volta buona che magari la Play la getto fuori dal balcone, per quanto io adori questa console, però ne fa queste carognate poi su The Last of Us e ragazzi, mi girano abbastanza gli zebedei. Quindi niente, io vi lascerò alla mia reaction, insomma, alle cutscene e alla parte ufficiale finale del video. Quindi grazie ancora a tutti, ragazzi, per la vostra immensa pazienza. Ok. Porca vacca, minchia, raga, un pugno del genere ti rompe la faccia. Ma è terribile. No, raga, cioè è tragico tutto ciò. È tragico. Ok, ok, ok. Ok, stavolta sì, sono riuscita a toglierla di sorpresa. Ah! Addio, no! Oddio, Dina! She's pregnant. Good. Abby. Mamma mia, raga. Mamma mia. Terribile. Hey, buddy. What's wrong? I got you. Yeah, it's okay. We're good. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Alla fine di tutto, Abby comunque le ha risparmiate, ragazzi. Avrebbe potuto ammazzarle, visto anche il precedente con Owen e Mel, pure lei era incinta, avrebbe potuto tranquillamente ammazzarle, erano nelle sue mani, e invece le ha lasciate in vita. Io penso che mi fermerò qua per oggi, perché cioè, raga, insostenibile tutto, cioè è stato veramente aiuto, cioè poi succede, magari passi tanto tempo che succede poco e niente, per dire, e poi arriva il momento in cui praticamente ti caricano addosso un bagaglio emotivo che pesa tipo un quintale. Tommy è morto,
l'ha ammazzato alla fine. Jesse è stato ammazzato. Non so che dire, raga, veramente. Cioè, dopo una cosa del genere, io so che il gioco non finisce qua. Almeno credo. Cioè, sono quasi sicura che il gioco non finisce qua, perché credo che Ellie, nonostante tutto, andrà alla sua ricerca di nuovo, solo che non ricordo minimamente il motivo. Però, dopo una cosa del genere, ragazzi, io penso che, appunto, avrei abbandonato per sempre quest'idea. Perché Ellie, raga, cioè, rischiato veramente di crepare, di una idem, e quindi penso che avrei lasciato per sempre questa cosa dietro di me. Solo che evidentemente lei non ci è mai riuscita del tutto, se poi va di nuovo alla sua ricerca. Però purtroppo non tutti reagiamo alle cose allo stesso modo e non tutti elaboriamo i dolori allo stesso modo. Probabilmente nei panni di Ellie magari ragionerei in modo ancora diverso, perché io dico avrei lasciato sta cosa alle spalle. Lo dico comunque sempre da esterna, ragazzi, magari vivendo veramente una situazione probabilmente ragioneresti come non ti aspetteresti mai. È veramente devastante oggi, ragazzi, è stato veramente devastante. Quindi riprenderemo da qui la prossima volta, vedremo cosa succederà. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherini. Ciao.